Solidarietà e volontariato. Meno male che ci sono delle persone che anche in questi momenti particolarmente difficili non si stancano mai di farlo, anche per la sopraggiunta età, tra virgolette, pensionabile. Mi passa la battuta Massimo Parenti. Ciao Massimo. Ciao, buonasera. Grazie per aver raccolto il mio invito e parliamo anche della tua storia. Innanzitutto noi ci siamo conosciuti nella tua esperienza di AGBE, Associazione Genitori Bambini Emopatici, addirittura nata nel lontano 2000, sono passati 22 sì, anni. Sì. Come nacque quell'esperienza? Ah, è nata soprattutto perché fui colpito in prima persona con la malattia di mio figlio. Quindi entrai nel reparto nel 1999 e da lì, vedendo le cose che agli occhi miei e agli occhi di altri genitori potevano essere migliorate, ci siamo dati da fare. Ho cercato amici tra i genitori, sono riuscito a costituire l'AGBE. Ed è diventata una squadra, nel vero senso della parola. Ognuno ci metteva nel suo in base alla propria competenza e professionalità. Sì, ma si era e conoscenze. Riusciti a creare qualcosa di veramente corposo, di gente disponibile, di gente pronta a muoversi in qualsiasi momento, ma soprattutto a valorizzare quelle che erano le necessità, cioè smetterla di stare in silenzio e cercare di portare avanti quelli che erano i problemi. Ecco perché dopo c'è stata la ristrutturazione del reparto, il primo sogno del cassetto, le varie cucine create nell'ambito del reparto, la casa alloggio. Ricordiamola, è importantissimo, un luogo dove le famiglie possono stare, soprattutto se vengono da fuori regione o da lontano. E poi è un servizio gratuito, poi non è a dire che uno si deve preoccupare, quando arriva ha tutto quanto a disposizione. Avete avuto anche l'aiuto di una madrina molto particolare, molto 30 speciale. Ore per la vita con Lorella Cuccarini ha dato tanto, veramente tantissimo, perché dalla ristrutturazione del reparto alla costruzione della casa alloggio, che poi l'hanno voluta pagare loro, quindi è casa 30 ore per la vita per l'AGBE. E poi da lì abbiamo realizzato anche il day hospital per i bambini, spostandolo da una stanza del quinto piano a 200 metri quadrati a piano terra, per cui i bambini non hanno più a che fare con nessuno e stanno per i fatti loro. Siamo riuscito ad avere anche un ostello a Farindola per la deospedalizzazione, il trasporto casa ospedale casa, ma non a Pescara, in Molise, Abruzzo, insomma automezzi che girano. Questo perché? Perché i volontari sono presenti. Massimo Parenti sempre in prima linea, però a un certo punto hai deciso faccio un passo indietro, anche perché sono un pochettino stanco, come disse quel film. Ma cercavo veramente un qualcuno valido che mi potesse sostituire. È venuta fuori la figura di Achille Di Paolo, che tra l'altro era un collega di lavoro all'Unicredit. Chi meglio di lui? E difatti sta dando dei risultati non indifferenti in questo momento, e il che mi fa soltanto piacere, che un qualcosa che ho creato sta andando avanti sempre a ritmo sostenuto, insomma, non ci sono pause. E quando pensavi di poter stare dietro le quinte, sono arrivati Alda e Sergio. Beh, è stato un po' particolare, perché è nato il tutto per caso. Io ormai stavo lasciando tutto, anche come presidente onorario dell'associazione, perché sai, 17 anni, sempre porta qualche stop anche fisico. Se non che, conoscendo queste persone, l'associazione non doveva nascere, diciamo. Poteva essere un completamento la figura di queste due persone, però Sergio, 97enne all'epoca, insistette talmente tanto che alla fine realizzai questa associazione. Quando ne parlai con alcuni amici, subito si crearono 7, 8, 10 figure disponibili a darmi retta. E abbiamo iniziato, ma abbiamo iniziato in sordina per cercare di stare vicino a quei bambini che avessero un disagio sociale, vuoi economico, vuoi rivenienti da patologie, vuoi un po' tutto. Il bambino che non riesce a, diciamo tra virgolette, a collegarsi con il compagno, con la famiglia, con quello che è il sociale che lo circonda. Nasce dunque questa associazione Alda e Sergio per i bambini. Per i bambini. Per i bambini. Anche qui si è creata una squadra di tante persone che ci mettono professionalità e competenza a disposizione di
Ma questo è l'ultimo esempio, è quello di qualche giorno fa, cioè 15 giorni fa, vista la situazione che c'era, anche in virtù dell'arrivo di queste famiglie dall'Ucraina, abbiamo cercato di essere presenti anche noi, dando la nostra disponibilità e collaborando con la Caritas di Pescara, con la quale abbiamo svolto già diversi, chiamiamoli non lavori, insomma, diversi aiuti. Provvedevamo a fare la richiesta di generi alimentari che poi per la distribuzione capillare ci pensava appunto la Caritas, ma abbiamo fatto per i generi alimentari, per i farmaci, lo facciamo per il vestiario, insomma, e questo era quello che già avevamo iniziato con la Caritas, con Don Marco a suo tempo, con il quale condivisi diversi anni fa, una decina di anni fa, anche dei progetti nelle carceri di Pescara. Abbiamo costituito, poi ci siamo resi conto di questa realtà che d'altronde se esistiamo dobbiamo affrontarla, non è che ci possiamo mettere da un lato e ci facciamo fare agli altri. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo, che sia piccolo, grande, non è quello il problema è essere presenti perché alla chiamata qualcuno possa rispondere. Soprattutto quando sono delle persone, ecco, di una particolare fragilità, in questo caso degli ucraini che mi dicevi. E noi abbiamo contattato questi, abbiamo visitato queste famiglie fisici, che hanno grosse problematiche. Che anche da un punto, sì, te l'ho detto, però non vorrei dirlo per okay, creare problematiche ulteriori. Va bene, però ci state. Come per esempio in recente passato vi siete impegnati con dei progetti dedicati ai bambini, in particolare durante il periodo Covid. Noi abbiamo presentato un progetto al Ministero, alla Regione Abruzzo, perché il Ministero poi condivideva con la Regione Abruzzo, e che ci è stato accettato. L'amaca solidale, in che cosa consiste, o meglio, ormai è terminato, abbiamo terminato a dicembre, anche se le famiglie, qualcuno ogni tanto si affaccia e dice ma perché non lo riprendete? Perché questo discorso delle famiglie che si affacciano e ti dicono perché non lo riprendete? Perché noi in questi mesi abbiamo toccato con mano la realtà di 24 bambini ragazzi, a gruppi di 8 l'uno. Venivano prima diciamo intervistati singolarmente per poi farli sentire tra i primi 8 tra di loro e poi sentire anche i genitori e riportare ai genitori quelli che potevano essere dei suggerimenti da parte delle nostre psicologhe. Ebbene, in questi tre step, 8-8-8, sono venute fuori tante di quelle situazioni, perché non è il caso di raccontarle, ma si fa subito a capire quando in un appartamento di 60-70 metri quadrati ti trovi 4, 5, 6 persone e naturalmente stando tutti chiusi, uno deve pure sbraitare in certi momenti, per cui il bambino che assiste a discussioni dove magari non sarebbe stato il caso fosse presente, o bambini che magari reclamano una carezza in più o un sorriso in più. Insomma, sono state tante e tante situazioni che non dovevano essere queste a farci aprire gli occhi, ma sicuramente sono quelle che hanno influito nel fatto di metterci nuovamente in piazza per vedere che cosa possiamo portare avanti ancora. Ecco perché è nato questo nuovo progetto, che è Accoglienza, Territorio e Integrazione, dove abbiamo degli amici, abbiamo... Scusate, invito anche la regia a mostrarci il sito dell'associazione, eccola qui, in cui possiamo vedere anche le psicologhe, ci sono tutti i progetti, le attività che state svolgendo. Questo ad esempio è la foto del primo burnout che abbiamo fatto a gennaio, prima che scoppiasse la pandemia. Adesso lo ripresentiamo il 21 maggio, sempre al Caffè Letterario, sempre con l'amico Momcilo Jankovic, che viene da Monza appositamente per noi e con il suo dire che è molto prezioso. Poi ci sono le psicologhe sotto, scusa, sì, ti avevo interrotto prima, valeva la pena, ecco, qui dopo ci sono dei momenti dei progetti, in cui andiamo eccetera, nelle scuole, oppure l'aggiunti del Megalò, che ogni anno ci sta regalando 10-12 scatole di libri che noi poi riusciamo a distribuire tra i ragazzi delle scuole e di altre associazioni per renderli sempre più partecipi e essergli vicino anche in questa situazione. Prima vi davamo le immagini della vostra sede dove ci sono tutti questi disegni che, sì, i ragazzi hanno lasciato, che sono stati fatti da questi ragazzi che hanno partecipato all'Amaca Solidale. Ma che altro da dire? Noi adesso partiamo il 7 maggio
con un corso per i volontari. Naturalmente noi che apriamo le porte per 50-60 persone, vogliamo fare delle cose ben inquadrate con quelle 10-15 persone che sono effettivamente interessate e sulle quali dedicarci anima e corpo per poter dare il nostro contributo, a portarli a dar loro, o meglio loro a dare un vero valore al significato di volontario. A proposito di volontariato, però avete bisogno sempre di piccioli, direbbe Montalbano. Ci sta sempre bisogno. C'è bisogno sempre di... Perché molti lo fanno, e prima lo ricordavamo, non abbiamo fatto nomi, lo fanno proprio in maniera volontaria, dei professionisti quello notevoli. Che stavo dicendo appunto, che ci sono... Però dimmi. C'è anche l'attività da svolgere, eccetera. E non è sempre semplice mettere le mani al portafoglio, e qualcuno può anche aiutarvi. E avete realizzato uno spot che andiamo a vederci insieme, cioè facendo un appello a che ci sia questa donazione del 5 per 1000. Grazie a Luca Teseo che ha. Ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo, guardiamo lo spot. Annota questo numero di codice fiscale: 911 48 32 06 81. Continuiamo a farvi giocare. Aiutiamo l'associazione Alda e Sergio con il tuo 5 per 1000. Anche qui si è attivato il volontariato per realizzare lo spot. Certo. Perché se vuoi far fare uno spot del genere, naturalmente, giustamente, per carità, ognuno svolge una propria attività, però noi come volontariato dobbiamo ricorrere agli amici, che almeno come Luca Teseo, che quando glielo chiedi ti rendi conto che gli stai forse creando anche delle problematiche di tempi e via dicendo, però lui è un ragazzo molto sensibile e questi sono i risultati. E nel novero degli amici adesso c'è anche l'HTV. Indubbiamente, anzi la metterò nel sito tra gli amici dell'associazione. Grazie. Per concludere, quali sono le cose che vorresti fare subito? Vorreste fare subito come associazione? Guarda, io mi sto attivando affinché si possa portare un po' in giro per l'Abruzzo gruppi di questi ragazzi che vengono dall'Ucraina, ma non soltanto loro, anche i nostri ragazzi. E naturalmente chi vuole accedere ai nostri servizi, perché con le quattro insegnanti riusciamo anche a coprire delle necessità di studi, o con l'osteopata per qualche cos'altro di diverso, così per i dentisti, così per la pediatra, così per il chirurgo che si è messo a disposizione, e così con i volontari, noi siamo disponibili, ma vorremmo fare un bel gruppo di ragazzi da portare di tanto in tanto con i genitori in giro per l'Abruzzo. Dobbiamo ancora scoprire tanto dell'Abruzzo e a volte ce ne dimentichiamo, pensiamo che andando a 2000 km di distanza abbiamo risolto i problemi. Vediamo prima dove viviamo, rendiamoci conto che qui non manca nulla, quindi stiamo con i piedi in Abruzzo. Grazie per questo appello, Massimo Parenti, e grazie per aver portato la testimonianza qui a Cure Porter. Grazie a voi per la considerazione. Grazie, arrivederci.